turbati. Non so fin quando mi sentite tra Jenny che fa schifo e il rumore delle cicale in sottofondo. Sono ancora qui in campagna mia, ma tra poco andremo per l'appunto ad Avola, quindi vi porterò con me in questo favoloso paese fatto di mandorle, fanisani cuttigliari e granite, e incontreremo praticamente degli amici di mia mamma che sono venuti da Catania apposta comunque per restare un po' qui da queste parti, da queste zone. Quindi ragazzi, ci vediamo direttamente ad Avola, io penso zona centro mare, quindi insomma così vi farò vedere questo posticino bellino bellino. E ovviamente questo è un altro vlog a parte, così faccio vedere che ho fatto tante avventure quest'estate. E nulla ragazzi, ci vediamo dopo, ciao! Siamo ad Avola, classico paese, no? Tante avventure con me, fate tante avventure. Ah ok, di là. Comunque stiamo andando in piazza Umberto I, cioè si prende la piazza principale di Avola, come chiamano qua. Che schifo, sono degli uccelli morti, guarda. Guardate ragazzi, dei cocco morti. Attenzione, sono immagini. Oh, ufficio tecnico comunale. Ah, questo è il comune ragazzi, il comune dall'altra parte, perché praticamente andando da quella parte c'è Santa Venera, quindi dove c'è il comune. Ma perché mi sono delle cose strane nel scherzo? Vabbè, comunque qua c'è mio fratello che vi saluta. E niente, ci stiamo incamminando. Sono, oggi siamo domenica 16 luglio del 2017 alle ore 5:30 e non c'è nessuno. Oltretutto il tempo fa anche cagare, perché tipo secondo me è piovigine. Comunque vi lascio le clip con la musichetta. Ragazzi, a dopo. Vogliamo in napolese. Ciui, ma buono. Oh, questa è una scienza. Tutto questo non ha senso. Ci aspetta Mirella là. Là. Ok. Qua c'è la piazza di Avola, addirittura. Dove siamo? Questa qui è la cattedrale di Avola. Guardate che bella, raga. Tipo come se fosse a Catania la piazza Duomo, ecco. Questa si chiama piazza perché ha questi quattro angoli di piazza. E là c'è il famoso caffè con l'orologio. Caffè con l'orologio. Vabbè, comunque sotto c'è il bar dove vedete le cosine. E qui appunto c'è l'orologio. Adesso aspettiamo i nostri amici. Ah, e qua c'è il famoso caffè Ninni Cangemi. E poi Cinucciare, dove sono? Cosa è Cinucciare? Boh, vabbè, vicino. Adesso stiamo entrando, non mi vedo, stiamo entrando in cattedrale, quindi a dopo. Questa è la cattedrale di Avola. Adesso ci sono là sotto Do, Franci e mio fratello. Niente, vi faccio vedere un santo praticamente di Avola, che loro sono molto devoti, che praticamente, non mi vedo, sono al buio, che praticamente è questo qui, San Sebastiano. San Sebastiano classico, vedete? Ha tutte le frecce, peccato che non si vede nulla. Siamo qui. Anche questo nuovo vlog. È vero, non c'è manco sai che sta. Non c'è manco quello di Don Matteo. Penso che ci possiamo fare un sacco di cose. Allora faccio.
ragazzi. Ci stiamo vivendo fuochi. Sta piovendo, ragazzi. Guardate. Sta piovendo, è luglio e sta piovendo, ragazzi, ma dove andiamo a finire? È colpa della globalizzazione. Cioè, ma vi rendete conto? No senso. Niente, stiamo andando in campagna di nuovo. Che no, grande avventura. Abbiamo mangiato la ghetta alla ricotta. Ricotta, mandorle e cioccolato, che ve la consiglio. Sinceramente sono fiero. La brioche era buona perché era bella calda. La brioche era bella calda, me la vogliono riscaldata. No, a me l'hanno fatto loro. Secondo me no. Il bar e il caffè dell'orologio. Niente ragazzi, siete gentili anche con la pioggia d'estate, come vi ho detto. Amate tanto, non fate mai quello che non fate mai quello che non farò. Chi non farò? Chi non farò? Ciao.